Allora, siamo qui per parlare del secondo appuntamento della giornata, che è Cibo e Tradizioni, il Sud che amiamo, e lo faremo in una maniera lontana da quelli che sono i soliti discorsi che si fanno sul cibo e la tradizione in questi luoghi. Perché io ho qui l'onore di moderare questo dibattito con delle persone che sono l'espressione delle istituzioni locali, ma anche dell'imprenditoria e del tessuto economico. Quindi ve li vado a presentare e poi inizieremo subito nel vivo del dibattito, entreremo subito. Allora, Vitaliano Papilo, che è il presidente del GAL Terre Vibonesi, nonché sindaco di Gerocarne, che sta facendo un lavoro sul cibo, la tradizione e sulle nuove narrazioni anche di questo da promuovere in regione. Il Mimmo Domenico Monardo, che è il proprietario, l'amministratore della Monardo, Dolciaria Monardo, quindi di un'azienda che ha saputo rinnovarsi e reinventarsi e che tanto sta facendo in giro come promozione dei prodotti locali e non, quindi ha saputo rinnovarsi. La dottoressa Antonella Sacco, che è il direttore generale della BCC del Vibonese, e il presidente della provincia, nonché sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano. Siamo qui, quindi l'applauso ci sta. Quindi, dicevo, lontano dalle solite retoriche, perché quello che noi, il sottotitolo è il Sud che amiamo. È vero, il Sud che amiamo, le tradizioni, ciò che il cibo, sono quello che anche ci inorgogliscono, quello che ci fanno dire io vengo da lì. È una nostra tradizione, il nostro provare a promuovere la nostra terra attraverso il nostro cibo e al sapere. Però siamo qui, insomma, ci sono le istituzioni, e allora io volevo partire subito con una provocazione. Nel senso che questo è il Sud che amiamo, è vero, ma lo sappiamo raccontare questo Sud? Lo sappiamo innovare questo Sud? Questa parte di Sud che ha a che fare con le tradizioni e con il cibo? Basta oggi, nel 2019, a Vibo, che i dati dicono essere l'ultima provincia, ma i dati fotografano sempre limpidamente ciò che invece è complesso, perché il nostro è un territorio complesso, quindi è difficile da inscrivere in determinati dati. Basta oggi nel 2019 quello che si fa, la sagra, ben venga, ma forse abbiamo bisogno di altro? E io questa è la prima domanda che volevo fare a Vitaliano Papilo, perché so da giovane amministratore e da chi si affaccia anche ai bandi europei, io ho letto nel sito del GAL che dice valorizzazione risorse naturali e diversificazione dell'impresa agricola verso attività legate al territorio. È uno dei principi cardine del GAL. Quindi, come lo facciamo questa innovazione? Sì. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, complimenti per questa bella intuizione, questi quattro giorni settembrini che stanno veramente ben fatti, perché stiamo assistendo veramente a tante cose belle e interessanti. Guarda Erika, a me piace subito questo taglio che hai dato, sai perché? Perché credo che oggi la vera sfida grande è quella di, senza piangerci addosso, chi vi parla è uno che è abituato, è in prima linea ogni giorno e promuove le cose belle, le va a cercare, quindi che sia chiaro questo. Però è bello anche fare una fotografia di quello che è oggi e dire le cose come stanno. Allora io ti dico, cibo, tradizione, questo ciò che amiamo, io penso che la prima vera domanda che dobbiamo farci è: ma il cibo per noi calabresi, per noi del sud, che cosa intendiamo per cibo? È un elemento solo ed esclusivamente di riempirci la pancia, o c'è tutto un mondo dietro? Ecco la vera sfida che noi dobbiamo prendere, perché poi da lì che parte inneschiamo una serie di altre cose. A cosa mi riferisco? Parlare di cibo significa un modo di vita, uno stile di vita, ma significa tradizioni, significa, come dire, noi dobbiamo difendere un patrimonio straordinario che, poniamoci delle domande: dove viene coltivato questo o quello? Come viene cucinato? Perché anche lì c'è un mondo che purtroppo stiamo perdendo. E allora ecco
cosa dovremmo noi inseguire. E su questo, come GAL, stiamo facendo un lavoro molto importante. In tutti i nostri bandi c'è un'attenzione a questo, ai mercati di prossimità, al chilometro zero, per andare in maniera seria, in maniera forte, ad affrontare questa questione. Vedi, io non voglio farla lunga e vado un po' a toccare vari punti, facendo esempi reali. Si parla molto di dieta mediterranea, ora non me ne voglia Case, è l'amico mio, il presidente Montoro dell'Accademia, ma a parte che già dieta sa di rinuncia e a me non è che tanto piace, è bello parlare di alimentazione mediterranea, insomma. E cosa voglio dire? Si parla tanto di dieta mediterranea, ma di concreto come la mettiamo in pratica? Allora, intuizione importante, vera, concreta. Il GAL si sta occupando, a breve presenteremo un progetto rivolto alle mense scolastiche. Cosa molto importante, che cosa mangiano i nostri bambini? Allora preoccupiamoci a sostenere realmente e concretamente questo, attraverso appunto il sostegno concreto e reale delle mense, che molte volte, io parlo anche da sindaco, e ci troviamo ad affrontare, ma se mettiamo questo il costo aumenta, cioè cose assurde direi io. Però siccome dobbiamo comunque essere molto realistici, allora il GAL abbiamo pensato di andare ad integrare una parte proprio con un nostro finanziamento, un nostro progetto. Ecco, questa è una concretezza. Dobbiamo educare e si educa proprio iniziando a raccontare cos'è il cibo, perché tradizioni è un racconto di vita e dobbiamo avere quella capacità di metterle in pratica. Anche un'altra gran bella iniziativa che stiamo costruendo sono gli orti nelle scuole. Se non insegniamo ai bambini cos'è quell'elemento, quando bisogna coltivarlo, quando bisogna prenderlo, allora e lì viene meno il tutto. Io guarda, non voglio farla lunga e faccio un'ultima riflessione. Sono stato la settimana scorsa in giro per la Toscana e in una visita a Pisa, in maniera molto veloce, ho visitato un locale, sono andato di proposito, un ristorante, perché mi ha incuriosito quello che avevo letto. Ho riflettuto molto, mi sono seduto, un locale a Pisa gestito da due ragazze, intanto era totalmente plastic free, ma veramente lo dico. Questo è un altro tema fondamentale, perché non si può parlare di cibo sano se poi non ci poniamo anche queste cose. E poi l'altra cosa fondamentale, tutto ciò che noi abbiamo assaggiato era comunque tutto di stagione, e poi non esisteva che nel menu c'era ma anche la ricetta calabrese o milanese o quello che vogliamo, nulla ci mancherebbe a quello che sono i nostri o altre, ma erano tutte ricette toscane. Ecco quanto è importante, ecco quanto è. E secondo me noi dobbiamo fortemente mirare questo obiettivo, raggiungerlo facendo sicuramente squadra, facendo sinergia, ma investendo, e dobbiamo crederci in maniera seria, nelle concretezze, nelle cose quotidiane. Questo è un po' quello che è poi la mia risposta. Quindi ci piace così com'è. Noi abbiamo un patrimonio immenso, dobbiamo tutelarlo, ma attraverso queste azioni. Assolutamente sì, tutelarlo e anche promuoverlo e in qualche modo senza piagnistei, come dicevi tu, cercare di guardare a chi fa meglio di noi, come tu hai visto in Toscana, ma pensare che possiamo in grado di farlo anche noi, che lo potremmo fare anche noi. E io in questo volevo chiedere al presidente Solano, lei è il presidente di una provincia che è vasta e diversificata tra mari, monti, colline, e ci sono tanti prodotti e tanti cibi diversi.
Io so che lei sta facendo delle promozioni, delle iniziative di promozione per questo punto, su questo punto, per promuovere il cibo e i territori. Ma come, secondo lei, com'è possibile riuscire a mettere insieme, a fare sinergia appunto per crescere tutti e magari diventare anche un modo per fare un turismo esperienziale che noi in questo momento non stiamo riuscendo a sviluppare per bene, perché ci sono tanti turisti che arrivano sulla costa e difficilmente riescono a spostarsi nell'entroterra o a vivere l'esperienza, non so, penso ai vigneti che noi abbiamo, alle case vinicole che noi abbiamo, non si riesce a portarli lì o a portarli a Gerocarne a vedere i maestri vasai. Cioè, c'è una difficoltà in questo. Lei come pensa di poter, che si possa in qualche modo cercare di migliorare questa situazione? Io mi sento di ringraziarti per la domanda, perché è una domanda che mi consente di dire quello che stiamo realizzando. Io ho pensato nell'arco dell'anno, l'anno scorso ho fatto, che era chiamato in inglese Mediterranean Food and Art Festival, poi riflettendoci dico, ma questo inglese in Calabria, in Italia non va, e l'ho chiamato Mediterraneo nel Borgo. Io parlo del Mediterraneo nel Borgo perché poi vorrei approfondire alcuni aspetti. Noi stiamo parlando di distretto turistico, stiamo parlando di distretti del cibo, quindi con delle leggi regionali e nelle leggi di bilancio nazionale che vengono previste. Però un aspetto è anche importante, purtroppo la nostra provincia rispetto anche ad altre province è molto più divisa, è molto più frammentata e questo comporta delle difficoltà anche relazionali. Quindi io la cosa che ho cercato di fare innanzitutto è di mettere insieme dei partner che ci sono, dove sono il GAL, la Confindustria, ci sono 4 istituti scolastici, l'alberghiero di Vibo, il liceo Capialbi, il liceo scientifico e il conservatorio musicale. Abbiamo messo insieme l'ASSAC regionale, che è l'ente strumentale della regione Calabria in ambito di agricoltura, e non è una cosa semplice. Sono riuscito a portare per l'occasione oltre 20 presidenti della provincia del meridione d'Italia, perché noi dobbiamo dimostrare anche agli altri che questa non è l'ultima provincia, è l'ultima provincia perché l'abbiamo noi relegata ad ultima provincia, siamo stati noi gli artefici di quello che è il male che noi stessi abbiamo creato. Allora, per tornare a questa iniziativa, ho pensato che coinvolgendo tutti questi attori, ce ne sono tanti altri che non ricordo e non cito perché il progetto sta partendo quest'anno. Allora parliamo di Mediterraneo e parliamo di Borgo, parliamo di dieta mediterranea e parliamo di riqualificazione urbana. I nostri territori sono ricchi perché hanno anche le case che hanno resistito al terremoto, che hanno le loro caratteristiche dal punto di vista architettonico. Abbiamo quelle famose botteghe d'arte, anche su questo ci stiamo lavorando, perché nel mio borgo io ho acquistato già 8 case come comune e di queste 8 case farò la bottega d'arte, farò il ristorante che viene certificato da filiere agroalimentari, perché se non creiamo le filiere agroalimentari possiamo parlare di qualità, possiamo parlare di certificazione, ma non andiamo da nessuna parte. Possiamo parlare di cipolla di Tropea, possiamo parlare dell'andugia, come la chiama l'amico Franco Barbalace, di Spilinga, possiamo parlare del pecorino di Monteporo che sarà a breve un prodotto DOP. Però questo deve essere messo in qualche modo in sinergia con quello che il territorio esprime. Allora, perché non creare anche all'interno dei borghi, perché la nostra provincia è caratterizzata da borghi, al di là del centro, tutti i nostri comuni hanno un centro storico, quindi questa è la direzione che bisogna intraprendere. Allora, il Mediterraneo nel borgo che cosa consiste? Dico un po' quella che è l'idea che abbiamo congeniato. Faremo un'area ristorazione, dove quest'area di ristorazione verrà gestita dall'alberghiero di Vibo, proprio per far vedere realmente con 3 menù per 3 serate. Abbiamo dovuto prendere una cucina industriale che viene da Torino, perché sono molto esigenti in questo. Ci saranno gli chef sia dell'alberghiero e tutti i 5 chef stellati della Calabria. Quindi ci saranno Nino Rossi, ci sarà la Geraudo, ci sarà Bruzzino e gli altri. Allora si farà un'area di ristorazione soltanto per invitati e ospiti
diciamo d'onore, perché ci saranno la prima sera il presidente della provincia, la seconda sera gli imprenditori, i dirigenti scolastici, quindi cercheremo di distribuirli in modo da far capire realmente quello che è il progetto. Il conservatorio musicale abbinerà la musica al cibo, alla pietanza, quindi anche per far capire il tipo di ristorazione che noi vorremmo fare, ma che noi cerchiamo di poi di diffondere su tutto il territorio provinciale, e anche questo sarebbe innovativo. Poi faremo degli stendi dove ci saranno le 5 province della Calabria con i prodotti del parco dell'Aspromonte, con la cipolla indugia della provincia di Vibo Valentia, quindi tanti altri prodotti. C'è il consorzio che parteciperà attivamente perché ci crede anche in questa idea. Poi ci sarà Crotone con i vini. E io in questi giorni sono andato a fare l'ammietitura con gli agricoltori di Maiarato. Ho fatto finta di fare l'ammietitura. Ho fatto la terbiatura, tutto. Domani, lunedì, andrò a fare del grano la molitura, quindi faremo la farina di quel grano e poi faremo il pane, perché il mio paese è il paese del pane, e quindi ogni paese si caratterizza per questo. Ma anche altre realtà hanno un'importanza per il pane, c'è Serra San Bruno, c'è Nardo di Pace. Allora, perché non recuperare tutte queste identità e metterle insieme? Però parliamo di certificazione, di qualità. Ormai il turista non viene a fare le vacanze, viene a fare un viaggio se glielo consentiamo, se no non viene più. Quindi quando viene vuole mangiare bene, vuole i servizi. Noi, io ho difficoltà, e lo dico in tutta sincerità, a trasportare i presidenti delle province del Sud Italia, perché non ci sono dei taxi nella provincia di Vibo, quindi dobbiamo fittare 9 posti per poterli portare da una parte all'altra. Non abbiamo una guida turistica, cioè noi non sappiamo dove poterli portare. Abbiamo delle bellezze ma non sappiamo neanche promuoverle, valorizzarle. Quindi di cosa parliamo poi alla fine? Allora, io dico che, e chiudo perché altrimenti potrei parlare una giornata intera, la narrazione era molto bella, sta parola narrare, creare emozioni, anche il cibo deve essere un'emozione. Cioè molte volte quando vai nei nostri locali, l'altra volta mi diceva qualcuno dove posso andare a pranzare, a cenare, molte volte ti viene difficile perché ad input non ti viene. Cioè creiamo un brand. Allora chi produce, dove si mangia in modo eccellente, dove la qualità è certificata, diamo un brand. Chiamiamolo G, B, C. Però comunque vada, cominciamo ad investire in questo, perché ormai non siamo credibili, ormai siamo diventati dei commercianti. E al nord Italia, come giustamente diceva l'amico Vitaliano, quando vai in Toscana hanno saputo valorizzare l'olio che costa un botto, che rispetto al nostro non ha nulla a che vedere, eppure da noi lo vendiamo a 5 euro al litro a nero pure. Cioè non siamo la politica, è inutile prenderci in giro, in questi anni non è stata in grado di mettere un progetto in campo valido, perché una provincia così bella, una provincia con tante potenzialità, ma scusate, chi deve mettere in campo le idee? Cioè io sono un presidente di provincia che se sto nel mio ufficio, raramente ci sto, se sto 5 minuti già mi sento male, ma se non andiamo a vedere quelle che sono le potenzialità del territorio e aspettiamo la campagna elettorale per poi chiedere il voto e magari essere eletti e non fare nulla, ma qua ci rendiamo conto che abbiamo 2-3 anni di vita e il territorio muore? Il territorio sta morendo, è la verità. Quindi io, senza creare allarmismo, però partiamo da queste cose che già abbiamo, creiamo quel turismo esperienziale. E noi il giorno abbiamo creato una comunicazione, vabbè, c'è il Parco delle Serre pure, perché non è possibile creare tutti questi meccanismi, per l'anno prossimo ci investiremo anche in questo. Abbiamo creato una sinergia, diciamo, con la Baia di Riaci, per dire la Costa degli Dei, per dimostrare che quello che noi stiamo creando non ha una differenza, perché io ho assistito pure, ho parlato in questi giorni, qualcuno che sostiene che il distretto turistico si deve fare soltanto per la Costa degli Dei. Allora, in una piccola provincia che ha tutte queste potenzialità non ci possono essere delle divisioni, ma bisogna unirsi in un unico obiettivo, è quello di far crescere questa provincia. Questo è assolutamente vero, anche perché chi viene in Calabria, io spesso mi trovo a parlare con turisti per questioni lavorative, e quello che apprezzano è sicuramente la costa. Io sono di Pizzo, quindi vivo a Pizzo, è normale, ho a che fare con tantissime persone che vengono per il mare, però poi mi dicono nelle giornate magari di cattivo tempo, ma sai, siamo andati a Serra, è qualcosa di pazzesco, siamo andati sulla Sila. Cioè noi abbiamo
dei paesaggi e della diversità a così poche ore di macchina che difficilmente si trova in altri porti, in altri posti italiani e anche all'estero. Quindi questo è da valorizzare, però c'è anche da dire, lei prima diceva della politica. La politica ha le sue colpe sicuramente, nel senso che io penso a una legge regionale sulle gite, sulle guide turistiche che non c'è da circa 20 anni. Quindi questo è un problema, perché chi vuole dei ragazzi, io ne conosco tanti che parlano le lingue, che sono bravi, che hanno studiato e sono laureati magari anche in belle arti, in beni culturali, il problema è che non hanno il tesserino da guida, perché non c'è una legge per potersi iscrivere all'albo delle guide turistiche, perché è bloccata da 20 anni. Quindi anche questo è un problema che ci troveremo ad affrontare da qui ai prossimi anni, come dice lei, arriverà presto perché tanti andranno in pensione e quindi ci sarà questo circuito. Però io, la politica sicuramente, c'è anche però una questione di fondi, cioè una problematica di fondi da avere se ragazzi o ragazze, giovani persone vogliono intraprendere anche un'attività imprenditoriale in qualche modo per cavalcare l'onda del cibo e del turismo. E in questo mi rivolgo alla dottoressa. Io con la BCC è un ente che sul Vibonese e sulla provincia ha fatto molto e si è spesa. So che c'è un accordo col Galla anche per avere dei finanziamenti agevolati, quindi volevo capire dalla sua voce e dal suo essere dentro le banche, qual è lo stato delle cose su questo tema? Cioè, vengono a richiedere finanziamenti? C'è voglia di fare? C'è una difficoltà di accesso al credito? Beh, tante domande insieme. Cominciamo dall'inizio, diciamo, anzi dalla fine, l'accesso al credito, perché spesso le banche, diciamo, sono un po' nell'occhio del ciclone. Poi, dopo aver sentito il filosofo che ha parlato prima, a dire il vero mi sento parte di un sistema, quindi quasi un elemento pericoloso in questo contesto. E le banche da sempre svolgono questa funzione, che è la loro funzione istituzionale, cioè quella di raccogliere soldi dal territorio sotto forma di risparmio ed investirli a favore delle famiglie e delle imprese per sostenerne i consumi nel primo caso e gli investimenti nel secondo. Nel fare tutto questo in un territorio complesso come quello vibonese, dove purtroppo il tessuto economico è fragile, diciamo, anche perché mi rifaccio un po' a tutto il discorso che ha fatto prima il presidente della provincia, tutto quello che lui ha descritto può essere sintetizzato in una parola: riuscire a fare sistema, mettere insieme le energie e le forze positive di un territorio che ha elevatissime potenzialità. Io sono calabrese ma non sono vibonese. Però posso dire che l'insieme dei fattori produttivi che il vibonese potrebbe sfruttare mettendoli a fattor comune è enorme, forse il più elevato rispetto alle province calabresi, forse giusto Cosenza, io sono cosentina di origine, ma per la sua estensione, non per altri elementi, cioè è più grande, quindi è chiaro che anche semplicemente il numero dei consumatori, visto che tutti siamo consumatori, come ci ha spiegato il nostro filosofo di prima, consente anche un maggior sviluppo, ovviamente. Allora, tornando al discorso della concessione del credito, in un territorio complesso, con un'economia un po' fragile, ovviamente anche la concessione del credito paradossalmente diventa più difficile. Come si può rimediare? Anche in questo caso con delle sinergie, cioè creando a livello locale con altre istituzioni dei canali di collegamento tra l'impresa che cerca, che ha necessità del credito, e l'azienda che è disposta a darlo. Devo ovviamente dire anche che la concessione del credito non è tutta questa passeggiata nemmeno per le banche, perché ovviamente l'utente finale va dalla sua posizione, dice: io sono andato in banca, mi hanno chiesto 1000 documenti e poi alla fine non mi hanno dato i soldi. Però noi abbiamo un convitato di pietra, un interlocutore che è la famigerata vigilanza, la BCE, l'Europa e quant'altro, che ha stabilito delle regole. E quindi è chiaro che il giovane, l'imprenditore giovane, che non ha una storia imprenditoriale, che non ha dei dati reddituali, che non ha uno storico andamentale, parte in una posizione svantaggiata nella richiesta e nell'accesso al credito. In questo si devono inserire, si devono creare queste famose sinergie tra un organismo come può essere il GAL, appunto, che crea una rete fra gli imprenditori appartenenti al settore agroalimentare e non, i confidi che forniscono garanzie a chi di suo sta nascendo, oppure soluzioni come l'accesso al credito mediante il microcredito, un'altra realtà che sosteniamo, o Mediocredito Centrale.
e poi l'idea imprenditoriale. Quella ha la sua validità. Noi banca locale lo consideriamo nei parametri che andiamo a valutare, non soltanto la presenza di una garanzia efficace o valida, ma anche la validità dell'idea imprenditoriale. E questa validità viene amplificata dall'appartenenza ad un sistema. Per cui finanziare solo l'albergo della Costa degli Dei o l'agricoltore di Monteporo o il produttore dell'anduia di Spilinga sono microcellule, non c'è una visione di insieme che può creare un distretto all'interno del quale anche il ruolo dell'intermediario finanziario assume la sua valenza, ma anche la sua forza, perché sa che c'è una rete, che c'è uno scambio reciproco di vantaggi nel finanziare l'imprenditore che crea l'albergo sulla Costa degli Dei, ma che poi riesce a creare delle relazioni con il produttore del pecorino del Poro. Quindi si crea nulla di nuovo sotto questo sole, cioè voglio dire, i distretti industriali sono alla base dello sviluppo economico dell'economia italiana. L'economia italiana storicamente non è fatta da mille Fiat, per dire così, è fatta da centinaia di migliaia di piccoli imprenditori che hanno saputo mettere a fattor comune la loro competenza, la loro conoscenza, la loro storia, le loro tradizioni. E ritorniamo al tema di questo convegno, che è il cibo. Ci vuole una visione di insieme, ci vuole una regia e ci vuole forse anche una capacità di cooperare. E questo forse anche il nostro essere calabresi un po' ci penalizza, perché abbiamo un po' una visione di impostazione culturale molto individualista. Ogni imprenditore nel suo ambito pensa di essere quello più bravo, quello più capace, quello che sta meglio, e non capisce perché dovrebbe associarsi o consorziarsi o collegarsi con quelli più piccoli che valgono meno, che sono meno capaci. Un passaggio, una crescita culturale, diciamo, però quello è un percorso molto lungo e non abbiamo tutto questo tempo, perché forse realmente c'è bisogno di... In tutto questo la banca dov'è? La banca, la BCC del Vibonese nello specifico, è una banca del luogo, e di banche del luogo, a parte il credito cooperativo, in Calabria non ce ne sono. Nel senso che avevamo la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, qualche popolare, sapete tutti che non esistono, quelle che rimangono hanno comunque la testa nella finanza in qualche altro posto. Il credito cooperativo è una banca locale, nel senso che nasce e cresce in un territorio e si esprime. Quindi noi siamo qui, ovviamente nella compatibilità dei vincoli normativi che non rendono così facile la concessione del credito, e su questo non ci sono dubbi, ma anche con la capacità e la voglia forse di buttare il cuore oltre l'ostacolo e sostenere quella terra da cui questa banca è nata. È, come dire, un elemento di forza questo, perché ci dà anche un obiettivo di crescita e di sviluppo per la stessa istituzione bancaria, ma per l'intero territorio di cui siamo comunque espressione, ecco. Grazie. Io ho lasciato per ultimo il signor Monardo per un motivo. Io volevo che parlassero prima le istituzioni appunto l'istituto bancario, perché lei è sul campo, cioè lei è un imprenditore della terza generazione della sua famiglia, quindi ha visto nascere un'azienda e ha trovato il modo negli anni 90 di cambiare dalla sola produzione della tradizione, allargare anche alla cioccolata e altri prodotti non da forno, con esportazioni che sono un po' non solo in Calabria ma altrove, è un nome che gira. E io volevo farle questa domanda: la dottoressa parlava di fare sinergia, fare rete, uscire dal proprio guscio, no, di imprenditori. Ovunque, dove ci sono molte manifestazioni culturali, io vedo Dolciaria Monardo, mi scusi, e la vedo, e quindi è una... lei fa rete in qualche modo, lei partecipa attivamente alla vita della provincia. E allora volevo chiederle, da imprenditore, le difficoltà di promuovere il suo prodotto e le difficoltà anche di aprirsi in questo modo al territorio, che abbiamo detto più volte è complesso, e quindi è difficoltoso anche riuscire a farlo il ruolo, forse essere un imprenditore qui da noi, e soprattutto in un comparto come quello del cibo, che c'è molta diversificazione e c'è anche molta, non c'è qualità. Cioè spesso la qualità è inferiore, la gente guarda al prezzo e guarda meno alla qualità, e anche qui l'educazione, la rivoluzione culturale che noi dobbiamo fare. Buonasera, una bella domanda, ma le rispondo, prima voglio fare una premessa.
Allora, volevo dire una cosa alla, alla mia direttrice, perché in fondo io sono... Credo che la banca, per quanto riguarda il discorso dei giovani che si accostano alla banca, dovrebbe partire un po' dal vecchio concetto, cioè valutare l'idea e poi pensare alle varie, diciamo, garanzie. Perché un giovane ha l'idea, non ha i fondi, non ha senso se no. Giusto per fare una premessa. Rispondo. Sì. Allora, poi ecco, vengo un po' anche all'altra domanda che lei mi ha fatto, se facciamo rete. Io sono presidente di Confindustria dell'agroalimentare regionale, appartengo ad un'associazione che sul territorio veramente da tanto. Poi diciamo che noi vibonesi, dal punto di vista dell'agroalimentare, siamo la più bella realtà che la Calabria possa avere, con le varie aziende presenti da Callipo, Caffo, Colacchio e tante altre, e abbiamo costituito un consorzio che si chiama Citta Calabria, dove all'interno ci sono 6 aziende. Questo è perché abbiamo sempre creduto che fare sinergia sicuramente fa sviluppo. Rispondo anche all'altra domanda che lei dice: quando va in giro, io ho ereditato un prodotto tradizionale, il mostacciolo. Devo dire che il mostacciolo io l'ho vissuto nella prima fase, cioè quella delle feste popolari, perché il mostacciolo in questo caso, ecco, proprio in questa serata, cibo e tradizione, il mostacciolo è tradizione, era il nostro dolce calabrese, dovunque andavi nelle feste patronali c'era il mostacciolo, non c'era la pasticceria. Ho vissuto la seconda fase. Quale? Quella nel momento in cui ho deciso di fare un'azienda dolciaria vera e propria, devo dire che il mostacciolo mi ha dato quella spinta quando io ho partecipato nelle fiere internazionali per attirare i clienti. Perché dovete sapere che nel mondo le più belle strutture che diciamo commercializzano l'agroalimentare sono calabresi, ci sono un po' in tutto il mondo. E il mostacciolo è stato per me motivo come dire, di fare entrare nello stand questi signori, perché ricordavano la loro infanzia col mostacciolo, cioè proprio la tradizione. Poi vengo ad un'altra domanda, quella che ha parlato prima il mio amico Presidente Gall e anche il nostro Presidente. Che cosa manca a noi imprenditori? Noi abbiamo un progetto che stiamo portando avanti, che cerchiamo, come dire, abbiamo sempre cercato attraverso Confindustria di dire alla politica cosa abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di una semplice cosa, di un marketing territoriale. Questa parola alla nostra politica non entra. Cioè, marketing territoriale non visto solo vibonese. Vibonese è una bellissima realtà, abbiamo veramente una costa stupenda, abbiamo degli ottimi prodotti, ma un marketing territoriale regionale che possa, come dire, far collegare le aziende dell'agroalimentare a questi prodotti. Mi viene uno su tutti, il bergamotto, uno dei prodotti che tutto il mondo ci invidia, perché il bergamotto è alla base dei profumi. Non puoi fare un profumo, per voi donne che amate molto queste essenze, senza il bergamotto. Allora io dico, questo bergamotto, no, ha bisogno di una politica forte di marketing istituzionale, che non c'è. Ha una serie di, come dicono, di principi salutistici. Allora, ecco, io dico, se la Regione Calabria si concentrasse di più su una politica di marketing territoriale dei prodotti, ovviamente il consumatore che legge e che vede ha sicuramente un approccio verso questi prodotti molto più positivo. Io faccio un esempio sempre, lo dico sempre, non è che al nord siano più intelligenti di noi. Si parlava prima della Toscana, dell'olio. La Toscana lo sanno tutti che compra l'olio in Calabria e lo imbottiglia. Però ha una politica di marketing territoriale forte. Il consumatore riconosce all'olio toscano il valore. Un'altra cosa che la Regione Calabria continua sempre a non voler mettere in atto, sì è vero, si va al ristorante e si mangia a chilometro zero, va bene, ma serve una filiera corta, filiera intesa come prodotti del territorio, dove il prodotto si fa a chilometri zero, però deve avere una ricaduta sul territorio dal punto di vista occupazionale. Se ho una forte politica di marketing, di conseguenza io creo posti di lavoro.
perché in questo momento le nostre terre, le nostre campagne sono abbandonate, ma è normale, perché se mandi un giovane a coltivare e deve avere poi la concorrenza del mercato internazionale, è normale che deve abbandonare quello, non riuscirà mai a fare niente. La Calabria è una piccola regione, l'Italia nel contesto mondiale è un piccolo paese, ma la forza dell'Italia sta appunto nell'agroalimentare, nelle bellezze dell'agroalimentare che deve saper però vendere. Se noi pensiamo di fare delle grandi industrie stiamo sbagliando, perché la concorrenza internazionale ci schiaccerà. Ecco perché abbiamo sempre di più bisogno di un marketing territoriale forte che valorizzi i prodotti locali e di conseguenza dia al consumatore tutte quelle informazioni dal punto di vista nutraceutico che gli diano il valore aggiunto. Se no tutto il resto rimane sempre una cosa locale. Quando il mio amico Presidente del Gallo, sì, io lo ascolto volentieri quando lui mi parla sì, ma rimane una cosa territoriale, basta. Noi abbiamo bisogno di uno sviluppo che vada forte, vada fuori, vada oltre. Uno sviluppo che mi crei posti di lavoro. Per creare posti di lavoro ho necessità di avere questo elemento che dica ai giovani che possono andare a recarsi, a coltivare nelle campagne, perché i loro prodotti, la loro merce ha un valore e di conseguenza l'industria li può pagare con un valore aggiunto perché viene riconosciuto dal mercato. Grazie. Vuole rispondere la dottoressa? Sì, è necessario. E la validità del progetto ovviamente risente di una serie di elementi, per cui il giovane che si inventa l'idea imprenditoriale deve essere anche capace di strutturarla e pensarla. Io purtroppo devo riconoscere che a volte anche nelle idee imprenditoriali più semplici c'è una sorta di miopia imprenditoriale, cioè seppure c'è un'idea valida non c'è, forse perché ne manca anche il supporto tecnico da parte di figure professionali che dovrebbero sostenere una classe imprenditoriale, lo dico chiaramente, una generazione di consulenti e di commercialisti che non faccia semplicemente quello che ti fa la fatturina o ti fa la dichiarazione dei redditi, ma che abbia la capacità di mettere dei numeri credibili in un piano, ormai l'inglese domina, in un business plan, per dire quanti soldi ti servono per fare quello che vuoi fare, come pensi di poter ottenere dei flussi finanziari per sostenere l'indebitamento che quello che vuoi fare comporta. C'è un'analisi, non è che c'è bisogno di inventarsi anche in questo caso nulla, è stato già tutto detto e scritto, però c'è bisogno anche proprio di una crescita culturale anche in questo nei giovani imprenditori. Io troppo spesso dall'esempio più banale del ragazzo che vuole aprire la pizzeria e quando io gli chiedo ma su questa piazza hai contato quante pizzerie ci sono? Domanda banale. Ti sei chiesto perché quello dove tu stai aprendo la pizzeria l'ha chiusa, perché l'ha chiusa? Hai calcolato a quanto dovresti vendere un pezzo di pizza per poter rientrare dai soldi che tu non hai e che stai chiedendo in prestito integralmente ad un socio di maggioranza che diventa la banca nella tua attività? Sono domande semplici che uno deve farsi per poter pensare ad un... E parliamo dell'idea di vendere un pezzo di pizza al taglio. Figuriamoci nelle idee che comportano degli investimenti più significativi. Quindi la validità dell'idea, l'assicuro, la valutiamo sempre, dal piccolo imprenditore che vuole aprire la pizzeria all'angolo al grande imprenditore che deve comprare i macchinari innovativi per modificare il suo ciclo produttivo. La valutiamo necessariamente, perché diventiamo con un investimento, con un finanziamento, la banca diventa socio di quell'imprenditore, perché mette quell'elemento della produzione che l'imprenditore non ha, il capitale. Vero è anche che c'è una grossa tendenza nell'imprenditoria locale a non capire che forse capitalizzare la società è il primo investimento. Quindi l'imprenditore troppo spesso pensa che comprarsi il SUV di nuova generazione con i proventi dell'azienda sia la prima cosa da fare. Probabilmente sarebbe più utile ricapitalizzare le aziende. Lì si raggiunge una soglia dimensionale critica che consente anche alla banca di sostenere l'idea innovativa, perché le prospettive di crescita e di sviluppo di un mercato ci sono. È tutto molto complesso, ovviamente. È facile ed è semplice dire se non ha le garanzie non gli danno il credito. No, è chiaro che su quel versante noi siamo anche vincolati, mi ripeto, purtroppo dalle norme europee, cioè
non solo europee, di vigilanza in generale, perché esistevano anche nella vigilanza nazionale, che era quella delle banche nazionali. Ora a livello europeo sono uniformate, ovviamente sono più complesse, quindi un credito completamente privo di garanzia ha un peso, diciamo così, negativo, ecco, all'interno della valutazione dei crediti di quella banca. Noi dobbiamo rispettare un obbligo che è costituzionale: noi raccogliamo i risparmi della gente e il risparmio è un valore costituzionalmente garantito, quindi le banche devono investire in delle iniziative che siano ragionevolmente sostenibili e finanziabili. Non possiamo fare la beneficenza, perché non sono i soldi della banca quelli che si investono, ma sono i soldi degli risparmiatori. Poi ci sono le crisi delle banche, la gente rischia di perdere i risparmi, quindi va fatto sempre con molta attenzione e molta coscienza. Sicuramente, ecco, creando questi meccanismi di collaborazione di rete, in cui ci sono più protagonisti che intervengono, dal Confidi che offre la garanzia, dallo Stato che interviene col microcredito, col medio credito centrale o dall'associazionismo delle categorie, si possono creare dei percorsi virtuosi anche per sostenere quei progetti che sono delle belle idee ma che non hanno degli elementi oggettivi e quantificabili e misurabili, tale da dire ok, è un'avventura imprenditoriale nella quale la banca riesce ad investire. Questo giusto per rendere il quadro un po' più completo di quello che può essere semplicemente dire valutate l'idea, ecco. Sì, anche qui parliamo di situazioni complesse e non difficili da riassumere in questo dibattito così, però era giusto, insomma, dare anche qualche voce che sia... Ci stiamo dando delle critiche, no? Stiamo muovendo delle critiche a noi stessi e al nostro territorio in funzione di una crescita di questo territorio, altrimenti sarebbe troppo facile e troppo bello dirci che bello, siamo tutti bravi, il cibo è buonissimo, l'anduja di Spilica è l'eccellenza, però poi realmente noi non riusciamo a crescere come territorio. Quindi sono belle queste riflessioni. So che il Vitaliano voleva aggiungere una cosa su questo passaggio, che il GAL sta lavorando in questo senso. Sicuramente voglio dare comunque una qualche informazione anche positiva, perché è giusto darle queste informazioni. Quali? Intanto i primi bandi che il GAL ha pubblicato hanno avuto una partecipazione straordinaria. Il primo GAL in Calabria ad aver avuto questa partecipazione. Quindi comunque segnali interessanti ci sono. E poi l'altra cosa importante è che siamo andati a vedere, noi l'abbiamo fatta, la commissione l'ha fatta seriamente una bella valutazione delle proposte, e lo dico con grande, sono molto contento di questo. Ieri abbiamo fatto CDA, dei progetti che sono arrivati riusciremo a finanziarli tutti, sono tutti progetti validi. Ma seriamente, c'è stata la misura sulle start-up, ho chiesto poi alla Commissione di entrare nel CDA per raccontarci un po' queste idee, sono una più interessante dell'altra, quindi ci sono dei segnali molto importanti che dobbiamo cogliere tutto assieme. La cosa bella è che comunque alla fine tutti quanti abbiamo detto cose diverse, ma ci ha unito una cosa che è molto interessante, che poi è la vera e grande sfida che noi dobbiamo abbracciare, che è la sinergia. E allora quando l'amico Mimmo, a cui faccio i complimenti per tutta l'attività che fa, dice sì, ma io dico sì, ma anch'io, nel senso che l'imprenditore poi deve comunque saper cogliere quel discorso del chilometro zero. L'imprenditore dell'Andugia, continuare a chiamarla per come deve essere chiamata, c'è Barbalace che sorride, l'ex sindaco di Spilinga. Chiedo scusa allora, dobbiamo, per come l'ho chiamata io, mi perdoni. Dobbiamo comunque, l'imprenditore deve avere anche il coraggio di andare a chiedere a chi può allevare maiali, di dire allevali, me li compro io ad un prezzo sicuramente diverso, caro Mimmo, è normale che debba acquistarli. Allora ecco la sinergia, ecco la scommessa, eccola quello che noi dobbiamo abbracciare, cioè sinergia, uniamola tutti quanti, ognuno
nei propri compiti, cioè perché diversamente lì qualcosa si ferma. Allora credo che è questo che poi ho detto all'inizio e concludo. È uscito il marchio d'aria detto da Mimmo, dal presidente Solano. Mimmo, e fa bene ad immaginarlo su scala regionale, è quello che ci vuole Mimmo, perché tu parlavi del bergamotto, un altro elemento identitario forte, fortissimo, il peperoncino, ma se poco poco andiamo a riflettere sul peperoncino viene fuori una realtà in Calabria che è veramente tristissima. Cioè in Calabria si parla tanto di peperoncino, ma realmente sono pochissime, ma credetemi, pochissime realtà che fanno peperoncino. Il tutto arriva chissà da dove e c'è di tutto e di più. Anche su questo, come GAL, abbiamo le idee molto chiare, stiamo lavorando sul dare un'identità forte del peperoncino di Calabria. E poi chiudo, marchio d'aria stiamo lavorando, un marchio d'aria che non sia un simbolino, perché troppe volte qui si confonde quello che è il simbolo, quel logo in quel locale, va bene, no, ma che ci sia dietro tutto un ragionamento importante, un disciplinare forte, che comunque vede quella stretta di mano non solo alla parte imprenditoriale, che fanno un lavoro straordinario e che devono garantire delle cose, ma anche dalla parte pubblica, perché prima si parlava di turismo esperienziale, è giustissimo, il GAL ha costruito e sta costruendo degli itinerari geografici e tematici proprio per vivere al meglio e come dire in totalità questo nostro territorio che è straordinario. E quindi ecco la vera stretta di mano che ci vuole tra il pubblico e il privato. È impensabile che, così cito Gero Carne, così non offendo nessuno, io sono il sindaco, che io mi metto a parlare di Borgo dei Vasai e poi il Borgo dei Vasai non è fruibile. E allora ecco il vero marchio d'aria che noi immaginiamo, questa stretta di mano seria, forte, tra il privato che si impegna a fare determinate cose seguendo dei criteri chiari di garanzia, qualità, e dall'altra parte il pubblico. Allora solo in questo modo possiamo vivere appieno questa provincia straordinaria, questo territorio meraviglioso e poi questa Calabria tutta, ecco. Io chiuderei con due notizie, buone notizie, visto che siamo comunque positivi, è giusto lasciarci con un sorriso. La prima cosa è che c'è voglia di innovazione, soprattutto da parte giovani, e se voi andate su c'è una pagina Instagram parlando di cibo che si chiama Calabria Food Official, sono due ragazzi, marito e moglie, giovanissimi, hanno lanciato questa pagina credo 2 anni fa, hanno più di 200.000 like e ogni giorno producono contenuti con tantissimi piace, tantissima gente, locali sponsorizzati, io tramite loro ho conosciuto tantissimi locali e tantissimo cibo, quindi vuol dire, come loro ce ne sono tante altre, quindi vuol dire che riusciamo a crescere nonostante tutto, c'è un'innovazione che va extra noi. E a proposito del bergamotto mi permetto di aggiungere che dopo che Chiara Ferragni, quindi l'influencer per eccellenza, è arrivata per il bergamotto in Calabria, è stata portata da una nota marca di profumi, e le ricerche su Google del bergamotto sono triplicate nel giro di poche ore, e su Instagram tutti impazziti per capire che cosa fosse questo bergamotto. Quindi il marketing territoriale è quello che ci serve e che farà crescere. Io sono convinta che possiamo, il presidente Solano diceva da qui a pochi anni il territorio imploderà in qualche modo. Io sono mezza, pensiamo di essere positivi, diciamo che possiamo insomma invertire questa rotta. Vi ringrazio, e c'è un buffet offerto dall'Associazione Valencia, dal GAL e da Confindustria, che troverete insomma qui per degustare con noi, vista l'ora che avete aspettato fino a quest'ora, siete stati i nostri eroi, quindi grazie, alla prossima.